cosa avete fatto di così eclatante? Ah, sostanzialmente non abbiamo fatto niente di eclatante. Abbiamo solo rispettato la religione di un nostro compagno, posticipando la nostra cena di classe. Cominciare un po' più tardi ha solo dimostrato che noi avevamo comunque rispetto nei confronti di questo nostro compagno. Lui non ce l'ha chiesto, noi siamo stati noi che abbiamo voluto appunto farlo. Quindi i nostri genitori anzi erano contenti. Visto che il nostro compagno non poteva esserci entro un orario, allora ci è venuto spontaneo posticiparla. Per noi è una cosa normale. Mi avevano avvisato 2 giorni prima e ci eravamo messi d'accordo per organizzare la cena, così che ci saremmo stati tutti, ci sarebbe stata tutta la classe. E non mi ha fatto nessun effetto perché era normalissimo, era già successo in passato che ci mettessimo d'accordo per cenare tutti insieme e avessero posticipato la cena sempre per me. Perché secondo te quest'anno c'è tutto questo clamore rispetto alla notizia? Sinceramente non lo so, perché ci sono stati diversi post su Facebook in cui parlavano di questo posticipamento della cena e penso che sia girato così tanto questa notizia, quando in realtà è una cosa normalissima. Ci sono altre persone che fanno il Ramadan che conosco di altre scuole e l'hanno fatto anche loro, solo che questa notizia è iniziata a girare solo con me. Secondo te in questo momento l'Italia che paese è dal punto di vista della comprensione del prossimo e della cultura? Si stia raggiungendo un bel livello di integrazione, forse non ai livelli di altri paesi che conoscono l'immigrazione già da diverso tempo, però si sta iniziando ad andare avanti, nonostante tutto. E nonostante ci siano questi problemi in Italia, i giovani trovano appunto il coraggio, la forza di rispettarsi l'un l'altro, le varie tradizioni, le varie religioni, facendo tutto in modo spontaneo, senza conflitti. Devo dire che non è un momento, diciamo, propizio ad accogliere i migranti, l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni, ma comunque ritengo che sia importante accogliere tutte le persone, perché ognuno ha qualcosa che può dare ad un altro, perciò più siamo meglio è. È anche l'amicizia tra le persone importante, dove andiamo senza amicizia?